Chi sei tu? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? L'erba cattiva e stai certo non muore. I son nato pulito dall'aria tu dico ma non vuoi sentire. I son l'erba cattiva e stai certo non muore. E sto sempre aspettando che passa una fronna e mi viene a trovare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo. Mi pensiero la gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo, ma i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non sento a nessuno. Why you? Yeah. Pascal, tutto a posto? Tutto a posto, papperino. Canazzo, dodo. Dai, veloci. Colombia, ma che stai facendo? Batta la piaga, chi ha? No, no, eccomi. Sigaretta! Quando rivazza su tutti i numeri e non risponde, o non è raggiungibile. I VIP tengono sempre più di un cellulare. Stiamo provando su tutti i numeri, anche su quella di diretta fissa. E prima che me lo chieda, il suo agente non lo sente da 10 giorni. Strano. Oppure no, se è colpevole. Faccio un fotogramma con la sua foto, la mando a tutti i commissariati. No, no, è meglio raccogliere qualche altro elemento. Doveva 100.000 euro a Valente. Ce n'è abbastanza per interrogarlo, no? Sì, ma Benny Rivazza gode ancora di una certa popolarità. È incensurato. Io non vorrei creare solo un grosso polverone. Poi teniamo da interrogare un sacco di gente. Sta pensando alla Vallone? Beh, sì. Ma non solo a lei. C'è anche Luca Sant'Agata. Il licenziato. Però se tutti quelli senza lavoro andassero in giro ad ammazzare la gente, sarei al cimitero. Pare che Valente gli avesse rifiutato la liquidazione. E non dimenticare che negli uffici ci sta la cassaforte. È vero, si stava servendo da solo. Ispettore, notizia bomba! Zattini, hai visto che cosa hai combinato? Io? Voi stavate facendo colazione, mica io, ispettore. E appunto, stavo facendo. Allora la volete sentire questa notizia? Boom! Avanti, avanti, spara. Passalo dell'investigativa di Roma. Lo sapete, no?
quello con cui ho fatto le, sì, il corso, vabbè, di aggiornamento. Vai avanti. Dice che Benny Rivazza si è fatto vivo con loro a Roma e c'ha un alibi di ferro. L'altra sera l'hanno vista a Napoli in una nota pizzeria del centro storico. Ha ordinato qualcosa? Non lo so, posso chiedere. Rispetto, ma voi volete sempre scherzare? Qua la notizia si fa rossa e il cerchio si restringe. Benny Rivazza, sapete cosa ha fatto? È fuori gioco. Mentre i due ragazzi, fedigrafi, tengono anche loro un alibi. Ammesso che dicono la verità. Ammettiamolo pure. Chi resta? Guglielmo Caputo. Lui è solo lui, il cognato assetato di vendetta. Ma non drammatizziamo, Zattini. Io non drammatizzo, rispetto. Io mi attengo ai fatti. L'unico che non ci ha saputo spiegare cosa ci faceva là a quell'ora. E allora, cosa vorresti fare? Andare là e arrestare il sospettato. Scusi, ma lei perché mi sta facendo tutte queste domande? Sei un giornalista, l'avverto, io non rilascio dichiarazioni. No, ma quale giornalista è giornalista? No, io sono un padre di famiglia, accompagnati i figli qua in vacanza. Capisci? Ma piuttosto, come sa, dicevamo, sta un assassino in paese. Non è che noi stiamo ospiti al Baiamilla, al complesso. Non è che dobbiamo stare un po' preoccupati. Addirittura? Ma no. Perché? Mi sembra un'esagerazione. Già che stiamo, commissario, visto che lei mi sembra l'unica persona competente qua, non è che mi spiegherebbe pure perché, così, per tranquillizzarmi. Vabbè, ora le spiego il tutto, ma deve promettermi di non farne parola con nessuno, d'accordo? Muto, come un pesce. Si tratta di un crimine a sfondo privato, niente che possa preoccupare l'incolumità pubblica. Ma dicono me che il colpevole è del paese, non fate d'accordo. Dicerie senza fondamento. Molto probabilmente sono i soldi il movente. L'uccellino ha già preso il volo. Ma che sono? Chiami da Cold. Non mi faccia dire altro. Queste sono notizie molto riservate, queste. Quindi mi spieghi, ma la polizia allora non sta sulle tracce di Don Guglielmo, il ristoratore? Certo, lui occupa una brutta posizione. È un individuo noto per la sua gracondia. È vero sto fatto. Ma perché lei lo conosce? A chi? Come a chi? Il ristoratore, a Guglielmo. Ah no, che l'altra sera sono andata a mangiare là al ristorante da lui, no? E fa, Don Guglielmo, non è che mi prepara stasera un riso, patate e cozze, una strascinetta con le cimderepe, no? Andrea Pergolesi. Questa sì che è una sorpresa. Il nostro reporter anche quest'anno ci onora della sua presenza. Ispettore, è stata una bellezza, avete fatto una cura? Ballo il tango e mi tengo lontano dai giornalisti. Giovanissimi, 500 anni. Esagerato, Silvana Pampanini ha recitato in persona con Giuseppe Garibaldi. Quella sera ha fatto 1000 paganti a Marsala, per non parlare lei, di Moro Orfei. La cofana che c'è in testa non sono capelli. No, sono i lifting. Sì, è nata insieme alla tartaruga del suo circo. Oggi c'ha 140 anni. Esagerato. E per non parlare lei, di Nilla Pizzi. Ha delle foto scattate da bambina davanti al Colosseo. Nuovo. E San Hans e il gladiatore dietro. E Gino Cesare, la vogliamo finita a fare, no? La coppa dei fatti in Italia... Non si fanno più figli. Oggi un lavoratore c'ha 2 pensionati sulle spalle. Ecco, pensionato! Li vedi alle 8 del mattino, ottantenni, che fanno footing. Ottantenni? Io non ce la faccio, come cazzo fanno? 75enni, che fanno... Wada! O judo! O karate! Sono cintura nera, anzi, bretella nera, perché la cintura dà fastidio. Esagerata, mamma mia, signori miei, fanno paura questi anziani di oggi, fanno sesso 4 volte al giorno, in tutte le posizioni. Maria, sì, signori miei, da quando hanno inventato il Viagra, i nonnetti cosa fanno? Mettono i soldi da parte della pensione e si fanno la prostata. La pubblicità che fa... Uno dei due ha la dentiera. È bella la pubblicità perché li sa mandare pure. A nonno mio quella pubblicità la esaspera.
Quando la vede si gira verso la nonna e dice: sta pubblicità è una balla. E perché? Perché la rendina è venuta giù. Hai capito? Ah, poveri nonni, stanno sempre chiusi da casa. Mio nonno teneva i capelli grigi, si è fatto biondi, alla platinetta. Influenzato dalla televisione, fa le domande alla Gigi Marzullo, vicino a nonna. Oh no, Maruto, hai spezzato. Ma se la vita è un sogno, perché mi è venuta la prostata e hanno trovato ricevuto in Dubai? Abbi pazienza, scusi, questo è il momento, prima il vigile urbano, adesso lei cosa fa qui? Sto pulendo, sono Paolo, sto pulendo. Ma che fa lo spazzino qui in mezzo nello studio televisivo? Io sono lo spazzino qui in teatro, sono autorizzato. E lei fa lo spazzino in smoking? Ti piace, sei Paolo? Perché che? Io esco la mattina per andare a lavorare e mi metto lo smoking. Già l'ho pulita lei, sono Paolo. Sì, è pulito a te. E allora, come sono bello, sono bello. Però le voglio dire una cosa importante, sono Paolo. Io, sotto questa scopa, batte un cuore di un artista. Ah. Di un poeta. Ah, lei sa recitare? No. Sa cantare? No. Sa ballare? No. Avrà un grande successo. Grazie, sono Paolo. Grazie. Grazie, sono Paolo. È fatta. Sono Paolo. Che cosa diceva che sotto questa scopa c'è un cuore di un artista, lei? Un cuore di un artista. Che sapete fa? Una cosa? Io ho scritto un libro di poesie varie. Una raccolta? Sì, una raccolta differenziata di poesie. Certo, è chiaro. E come si intitola questa scopa? Ossi di pollo. Ossi di pollo, non si piace. Guardi che quella c'è già. Ne ho venduto tantissimo. Non è il pollo, è un altro. No, quella c'è già, ossi di pollo, c'è. Cioè, ma l'ho copiato già. Lo sapevo già. Me la dico, quanto è ermetica? Ermetica. Sì, ermetica. Io per lei e per questa bella gente, per il suo grande ritorno qui a Sabato Italiano, vorrei omaggiarle di questa bellissima, breve, intensa poesia. Ah, ma come parla bene. Ho studiato nel cassonetto. Allora. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Oh, che? Questa è un'altra. No, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, piena di rifiuti e spazzatura. Ma che piacere, se ne vada, per piacere. Per piacere. Faccio fare l'attore. Per piacere, se ne va. Lo sapevo. Io lo so. Monologo e tra l'altro anche un altro brano con Ciccio Formaggio, lui è Vincenzo Catapano. Eccolo qui Vincenzo. Ciao Stefano. Anche per te Vincenzo, ho smessi i panni di Vincenzo, l'altra nipotina, ci siamo divertiti tanto, siamo stati davvero bene insieme. Benissimo. Adesso è arrivato il tuo momento, un monologo. Un monologo napoletano. Vediamo Vincenzo. Ok, allora. Aspetta prima, 0878-3007. Vai Vincenzino. Ciao, buon pomeriggio qui a Domenica, sono Vincenzo, lo scognizzo napoletano. E che vi devo dire, io vengo da una famiglia felice, ma povera, talmente povera che quando hanno aumentato l'ascensore a 50 lire, mio padre si mise a fare l'autostop sul pianerottolo. Mio padre era un ideologo del risparmio. Pensate, quando tutti i bambini gli date un solo il primo dentino, si fa trovare 1.000 lire sotto al cuscino. A me mio padre mi fece trovare un assegno postadato a 7 mesi. Mio padre era proprio tirchio. Pensate al mio 18 anni. Grazie. Pensate a 18 anni. Mi regalò una torta così piccola. Ma così piccola che il pasticcere me l'ha inviato direttamente nello scontrino fiscale. Guardate. Però io devo dire la verità, viviamo tutti in una piccola casa. Talmente piccolo che una volta per farci entrare in un acquario avevamo fatto dimagrire i pesci. A casa mia non si mangia, si canta solo. E io tengo fame. Prego maestro! Zazza. Se mi vuoi sapere dove veramente non mi facessi un giù e da gente non mi taglia a sedi sarà paglietto non mi taglia a sapere da giacchetto si mi pulisse per nomi a Luisa non mi taglia solo la camisa se ne va te la busa che la busa la gente vuol mangiare lontano giù la c'è nemmeno parla c'è. Come sta la Junior Fantozzi? Come sempre. Come sta? Benino, no? È un po' emozionato. Io invece ho portato di nuovo le mie due nipotine. Le sue nipotine, riportato le nipotine. Complimenti. Un po' questo. Complimenti. La signora Mara. Complimenti, salve.
La dobbiamo ringraziare perché... Ma loro sarebbero, mi scusi, nipotine, le figlie di... è una storia... Buonanima! Sempre buonanima! È una storia complicata, non me la faccio raccontare! Sedute, sedute, care ragazze, anzi, no, è un peccato sedute, venite qua, scusate, ecco, venite così le facciamo vedere queste due splendide ragazze. Queste due splendide ragazze, facciamole vedere, è un peccato mortificarle sedute lì. Che loro è andata molto bene, perché dopo la partecipazione che lei e dottoressa Mara hanno ricevuto molte offerte. Sì. E molte offerte di... le hanno chieste come... Di me? No. Sì. Ah, ma allora la spuntata! Ma la notizia più importante che io ce la do, così, è che Pippo Baudo... Come no? Grande Pippo Baudo, grande amico Pippo Baudo, che salutiamo, che ha detto che le vorrebbe, dato che forse Baudo presenta il Festival di Sanremo, le vuole come a posto della Falchi, di quelle là che in fondo... Come ballette. Ma che meraviglia! Ma siete contente dall'espressione? Non troppo, siete... Che vi è successo? Sono emozionato. Sono molto emozionato. Però la cosa più importante è che hanno ricevuto molte lettere. Ah, bello! Sì, cioè veramente ne ha ricevuto una sola. Una. Perché l'ho scritta io. Cosa diceva questa lettera? La lettera è che se ci fosse qualche giovane, un molto ricco, loro vorrebbero. Sì. Due molto ricchi, con un lavoro, con la casa, con tutto disposto a sposarle. Ah, ma è meraviglioso, ma perché ricco? Ci sono tanti bravi ragazzi che sono ricchi, che possono Io preferisco molto ricchi. Come mai? È perché io non ho molti soldi. Allora io faccio un appello, approfitto della dottoressa Mara, per dire, giovani ricchi, con un lavoro, soprattutto l'Asia, perché sono due, che per pietà le portino via, io non ne posso più. Ma povere nipotine, adesso ho capito perché sono così tristi e mortificati. Poverine, guarda triste. Com'è il suo nome, signorina? Paolina. Eh? Paolina. 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 Come? Paolina. Ah, Paolina. Sì. E tu, piccolina? Vincenzina. Vincenzina. Ah, oh, voglio dirti una cosa. Una cosa che forse invoglia questi giovani ricchi, che le ragazze sono ancora illibate. Illibate, è importante, è importante, qui abbiamo Don Antonio Mazzi, Don Antonio, importante, no? Al tempo d'oggi è ancora importante essere illibate per le nipotine, è importante, sì. Voglio dire una cosa, Mazzi, lei non è ancora sposato, no? No, è un prete. È un prete. È un prete. Vabbè, dico, magari uno strappo. No. Uno strappo alla regola. Voleva proporre, ma abbiamo Andrea Roncato. Allora Roncato come amico sessuale. Vabbè, l'altra volta. Abbiamo anche il buon mago Casella, che sarebbe ora che si sistemasse. Sì. Invece di andare Guardami. Guardami, ti prego, Casella, portatele via tutte e due, dai. No. Allora, ragionier Fantozzi, lei rimanda qua, perché adesso... Le facci venire! Le veline mie! Le facci avanti, le veline! Le veline sue! Che bella giornata che si era da stamattina. Andrei proprio al Camposanto a trovare la mia prima mogliera. Ma non posso. Devo restare nelle quattro mura in stu palazzo a salvaguardare gli interessi dei condomini.
Guarda chi sta arrivando, Don Vincenzo Tastia tu. Buongiorno, Don Vincenzo. Buongiorno. E tutti li taci, non faccio. No, no, l'ho messa a terra. Ma spiritoso, come le ciliegie il mese di agosto. A giugno, prego, a giugno. Voi ma stare storto stamattina e raddrizzatevi, perché quando passi pure i muri si fanno più belle. E si vede che non mi hanno visto bene. Come sarebbe? Io glielo dico sempre a quello del primo piano, a Don Alfonso Mastuccata, che li deve riprendere. Quando fa salda purtroppo? Si portano i muri al cimitero, così si fa una bella villa con doppio servizio bagno. Ma che dite, Don Vincenzo? Ma poi stu nom, Don Vincenzo Tastia tu, ma che brutto nom? Semplicemente Tastia. Tastia, il restio me lo vedo io. Si dice il resto, ha capito? Il resto. Ah, perché non vi ho dato il resto ieri mattino, Don Gennaro? Eh? Il resto intendo la parte che mi manca. Che? Mi dispiace assai. Che cosa? È successo stamattina? Io lo sapevo. Ah, ma voi dovete superare sta cosa. Se non voi, Don Gennaro mio, ne prendete una malattia. E poi, ad una certa età, si perde quella cosa lì. Che state insinuando? Volete che parlo di vostra moglie? Io ho tanti anni, da quando avevo ancora tutti i capelli neri neri. A proposito, mi ricordo pure un altro particolare. Quale? O ciuffo. Pure il ciuffo. Don Gennaro. Ma non ce l'ha più il ciuffo? No. Don Gennaro mio, voi dovete accettare. Ma che avete capito? Che avete capito? E poi non ne sapevo niente del ciuffo di mia moglie Rafilina. Avete ragione. Allora quando stava da sola si faceva chiamare Lilli. Quando stava in compagnia, Lalla. Don Benjè, è meglio che ve ne andare, se no stamattina può succedere 47-48. Sulla ruota di Napoli? Sulla ruota esorta. Oh Gesù, voglio lo vado a dire. Don Gennaro. Ma voi non si può raccontare nulla per distrarvi un pochettino, che è subito andato in ebollizione. È normale che vada in ebollizione, è normale. Andate, non domincia che è meglio per voi, se no stamattina va a finire. Porta qua, fai la spesa, quello quarto piano va tu anni che... Ma siete tutti di semi! Che miseria, maestro! Pasqua, spostati. Pasqua. Ti devo far sentire. Pasqua, senti. Maestro Shorter, io ci sento ancora bene, maestro. Pasqua. Avete sentito, se ne è trasuda Z. Babbo, Pasqua. Ho fatto una composizione per lo più floreale. Che è, Pasqua? Non posso portare pure i fiori, ma sto tornando dalla pozza, e tema questo, io sono stanco. Pasqua, ma quali fiori? Pasqua, e c'è. Salute! Pasqua, sto bene. Ti sorridono i monti. Heidi, stai bene? Pasqua, lasciamo stare, Pasqua. Pasquale, mi è venuta una nuova vena ispiratrice. Ispiratrice cacatoria? Ma quale ispiratrice cacatoria? Ma che mi avessi pigliato po' falletta a 4000 watt? Semmai vena ispiratrice. Pasqua. Oh, Doc. Pasqua. Che re? Ma sta venendo. Me ne sono accorto. Pasqua, mi sta arrivando, Pasqua. Chi ci sei cagando sotto? Pasqua. Sotto palazzo. Pasqua, devo correre. Pasqua, tu stai sentendo? Pasqua, tu sento. Pasqua, devo scappare. Ho piezza troppo rossa. Devo scappare. Notte nata notte, non mi piace suonare, s'affaccia nei pensieri, mi aiutano a campare, e fuma tutte le notte, sta cavolone va, rimane un altro giorno, come se giù darà, sta vita in un burtone, e sto già a guardare. Buongiorno ragioniere, buongiorno Don Gennaro. Tutti i giorni lo stesso, sta cavolone va, rimane nato giorno,
promesse giù darla. Esce giù, si noi sun rimane nessun. Esce giù, non te fa aspetta, che sta vita passata in doscu. Di questa caserma, invece niente, hanno frombato. E lo sai chi è stato? Il generale Borselli. E chi le sa, no, figlia in droccia. Non ti permettere mai più di mancare di rispetto al tuo superiore! Il generale Borselli è sempre un generale, per Dio! E sta sull'attenti! Scusate, donne, che fate mo? Salite, vi porto a casa, salite con me. No, va a piedi, te seguimi. Un grande commediografo, una grande commedia. Vincenzo Salemme, ci parli di questo suo nuovo lavoro teatrale. La sedia, vicino al tavolo. Vincenzo Salemme, mamma mia, ma Vincenzo Salemme lì. Lui è Vincenzo Salemme, stiamo facendo l'intervista a Vincenzo Salemme. Ce la dico, ora, ma fammi vedere. Io sono Vincenzo Salemme. Fammi vedere i documenti. Faccia vedere i documenti. Vincenzo Salemme, c'è poi sicura. Vincenzo Salemme. Vincenzo Salemme. Questa è la di Vincenzo Salemme. Vuoi chiamare mia moglie? No, mia moglie. Ma chiami pure sua moglie, mi scusi. No. Pronto? Aspettate. Pronto? Valeria? Ciao Valeria, tutto a posto? Preoccupato? No. Ehi, come stai? Le sto dicendo. Io sto piano di là. Sì, tra poco, sì, Carlo è arrivato. Se vogliamo finire un attimo l'intervista. Sì, ma mi devo lasciare perché sta... Stanno sacchi di gente, sì, c'è di Maroccia. Oh, ma Salemme sono io, voglio un bazziano. Ma come fa a sentire che non è Salemme, mi scusi? C'è il numero di telefono della Ferini lì. C'è il numero della Ferini. Ma non lo dà nessuno. Ce l'ha il numero della Ferini? Sì, c'è il numero. Ma Vincenzo Salemme, non somigli neanche da lontano. Franco, ma vieni proprio a chi? Salemme, non Salemme. Ovunque c'è, vieni. Certo, scusa. Mi scusi, per un porto. Ma sono io, Vincenzo. Passa della gente incredibile. Salemme, tutto è nostri cineciaccati. Allora, tutti i cineciaccati vi aspetto qui al teatro Diana con Sogni e Bisogni fino al 25, vi raccomando, tutti quanti Sogni e Bisogni, aspettate. Eccoli qua, fate il gioco, comunque tranquilli, poi fate il pubblico, signori. Allora, siamo pronti? Domanda: cosa fondò Celentano nel 1961? Il clan Celentano. Un filmato e c'è un bel cantantino da vedere, cari ragazzi. Come ti chiami tu? Enzo. Filmato. Se penso che adesso io non ti conosco. Adesso. Vai. Un po' di detenzione. Insieme. E un poco mi piaci. Per questo. Tutti. Mi sorprendi tutto quello che fai. Questa notte io penso, come fa?
grazie, vedi, tante volte, a casa abbiamo trovato un piccolo zarrilletto. Allora, ditemi il titolo di una canzone di Michele Zarrillo che ha nel titolo, indovinate con quale, indovinate con chi sto parlando al telefono, indovinate con chi sto parlando al telefono. Pronto? Ehi, chi è che parla? Oh, ciao, ma siete lì tutte e quattro? Sì, come un minuto, solo un minuto devo parlare, perché la tariffa del telefono. I pu? Accordo, attenzione, accordo dell'inciso, scusate, accordo dell'inciso, mi dispiace, direttamente da lì, senti. Mi dispiace, devo andare. Vi dirò il nome di un cantante al contrario, ve lo dico. Cercate di decifrarlo, attenzione. Onipep id irpak. 2 e 3. Altri due passi indietro. 1 e 2. Perfetto. Orchestra, tocca a voi, orchestra, tocca a voi, tocca a voi. A mezzanotte. Del 1928, pensate, è stata cantata da Gino Latilla, Giorgio Consolini o Gabrè. Canzone che sapientemente ci canteranno i nostri amici dell'orchestra, prego. Ronfa la stupida stasera. Abbiamo un'allegrissima versione, sentite. Dammi una mano a faglie di Questa era cantata da. Ve lo posso dire che era cantata, però voi mi dovete dire da quale musicale è stata tratta questa Roma non fa la stupida stasera. Allora, oh mamma, 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 no, no, scusate, no! Grazie. Perché se gli dai un la, parla. Gloria! Gloria! Basta, grazie, sono giusto per vedere. Allora, vi imiterò, lo farò, devi imitare questo, guarda. Hai capito chi è? Indovinate chi è questo personaggio, dai. Cuccia! Oh, abbattete! Roberto! Roberto! Roberto, esatto! Roberto da Creva, sembravi un pitbull! Allora, orchestra! Questo ce lo balliamo alla grande, via! Tranqui, funky, spiega i legamenti con tranqui, funky, spiega i movimenti tranqui, funky e le vibrazioni del